Con due apparecchiature DigniCap funzionanti, l'ospedale San Salvatore dell'Aquila supera il Gemelli e diventa il primo d'Italia per quanto riguarda l'utilizzo del macchinario che evita la caduta dei capelli durante le sedute di chemioterapia. Era il 13 marzo scorso quando, a seguito di una raccolta fondi, i Red Blue Eagles donavano all'ospedale il primo DigniCap. Ora c'è stata quest'altra donazione che pone il San Salvatore all'avanguardia in campo nazionale. Si è riunito a Pescara nella sede della Regione Abruzzo il CRAM, Consiglio regionale degli abruzzesi del mondo, disciplinato dalla legge regionale numero 47 del 2004. Sono tre gli organi partecipativi: il consiglio direttivo e l'osservatorio per l'emigrazione. In occasione della prima seduta l'osservatorio ha eletto il suo rappresentante in seno al consiglio direttivo. Si tratta di Antonio Inaurato. Il consiglio direttivo è composto dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, suo delegato, da tre consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Roberto Sant'Angelo e Sara Marcozzi e Antonio Inaurato, eletto appunto in rappresentanza dell'osservatorio. Il CRAM si occupa di una pluralità di materie, ponendo alla radice della sua azione il rafforzamento dei legami con la comunità abruzzese che vive lontano dalla regione. Il presidente Marco Marsilio ha sottolineato come sia fondamentale mantenere vivi i rapporti con le comunità di abruzzesi presenti all'estero. Martedì prossimo 29 ottobre inizieranno all'Aquila i lavori per la realizzazione del Parco della Memoria a Piazzale Paoli. Per l'occasione alle 11 saranno presenti il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi, uno dei progettisti dell'opera Manfredo Gaeta e i rappresentanti dei familiari delle vittime del sisma. Il progetto, i cui lavori sono stati aggiudicati lo scorso aprile, prevede la realizzazione di una fontana monumentale in continuità con il monumento ai caduti di guerra, sito di fronte al Palazzo dell'Emiciclo, la sistemazione completa dell'area con pavimentazione, sedute in pietra e illuminazione. Un campionato che stava andando benissimo, ma nella seconda parte della stagione un brutto infortunio ha condizionato la classifica finale, che non ha consentito a Cristian Micocchero di piazzarsi tra i primi tre. Il motociclista sulmonese ha tracciato il bilancio della stagione in un'intervista alla nostra emittente, che sarà trasmessa tra poco nella rubrica Il Punto.